oggi, come ormai di rito tutti gli anni, abbiamo chiuso l'anno scolastico insieme alle altre scuole della rete Scuole Migranti, qui ai Giardini Luzzati, che è poi diventata un po' la nostra patria. E' qui che abbiamo consegnato gli attestati di frequenza agli allievi di 5 scuole che sono Comitato Umanità Nuova, Mondo in Rima, Get Up, Pasapà e Afet Aquilone. Sono scuole che lavorano autonomamente ma che hanno un coordinamento e soprattutto per quello che riguarda la formazione degli insegnanti volontari e queste occasioni di scambio e di festa insieme. Abbiamo condiviso questa giornata con tutti i nostri allievi provenienti da ogni parte del mondo, gustando cibi diversi che preparati da loro, preparati da noi, chiudendo questo anno con questa festa e dandoci appuntamento a settembre. Mi chiamo Roberto, sono della scuola d'italiano del Comitato Umanità Nuova e assieme alle altre scuole della rete abbiamo organizzato questa giornata di festa per la fine dell'anno scolastico. È un momento che ripetiamo ogni anno, è un momento in cui abbiamo conferma del fatto che le diversità sono una grande ricchezza e non sono un problema. Come sempre in queste situazioni ragazzi, uomini, donne di diverse etnie, di diverse lingue, qui trovano la conferma che c'è una parte della nostra società che è una società che sa accogliere, sa includere. Ed è sempre fatto con molta gioia, come sempre anche durante l'anno nelle nostre scuole. Il più possibile è l'incontro fra le persone che aiutano queste persone più sfortunate di noi ad acquisire un po' di lingua italiana che è indispensabile per poter riuscire a vivere e di inserirsi qui da noi.